Il salvatore della patria del centrodestra è stato Filippo Paolini. Lanciano è l'unico sorriso della coalizione conservatrice, che sembra però aver perso lo smalto che l'ha portata alla guida della regione di Pescara e del capoluogo L'Aquila. Sicuramente lo zoccolo duro della squadra è formato da liste civiche che inizialmente avevano dato vita al polo civico intorno alla figura di Filippo Paolini. Poi si sono uniti i partiti e comunque è una squadra di centrodestra che risolverà tutti i problemi e amministrerà questa città. Il centro-sinistra mette a segno un 4-1 che ha fatto tornare il sorriso negli esponenti del PD e non solo, anche se la vittoria di Mario Nunes a Roseto è da intestare quasi completamente al progetto politico-civico guidato da Azione e da Giulio Cesare Sottanelli. Vittoria personale, ma non è mia. Guarda, mi creda, io sono stato uno della squadra. La vittoria è di Mario e di tanti giovani, giovanissimi, che volontari, che hanno dato loro stessi, e grazie a loro che abbiamo dato quel messaggio alla città nuovo, un modo nuovo di comunicare, di fare politica, ed è stato apprezzato. Questa è la cosa più bella. Non abbiamo fatto inciuci, abbiamo stati trasparenti, leali, a differenza degli altri. Nelle altre città i ballottaggi, Sulmona, Vasto e Francavilla, l'assetto più classico del centrosinistra allargato alle liste civiche, è risultato vincente. A Francavilla è stata eletta per la prima volta una sindaca, l'unica di questa tornata di ballottaggi. Luisa Russo, assessore uscente della Giunta Luciani, ha guidato la contesa fin dal primo turno. Spetterà a lei proseguire il solco tracciato dal suo predecessore, pronto alla sfida delle regionali del 2023. Io non ho fatto granché, sono sempre stato al vertice di una squadra, riconosciuto il leader di questa squadra, ma vi posso garantire che le decisioni sono state prese insieme a tutti gli altri, quindi questa è una vittoria di gruppo, ci tengo a rimarcarlo, non una vittoria del singolo. Certo fa piacere il fatto che la mia lista abbia ricevuto il maggior numero di preferenze nella città, ma fa altrettanto piacere aver rinsaldato l'unione con il Partito Democratico e con gli altri gruppi civici. A Vasto Menna si è confermato a Palazzo di Città, netta l'affermazione del sindaco uscente e della coalizione di centrosinistra, così come netta ma segnata dal ritiro in campagna elettorale del competitor Gerosolimo è stata la vittoria di Gianfranco Di Piero a Sulmona. Sarà lui a raccogliere l'eredità di Anna Maria Casini, la cui consigliatura è stata segnata dall'instabilità politica. A Di Piero e al centrosinistra spetterà dunque normalizzare la vita politica della città peligna nei prossimi 5 anni. Un esperimento che ha avuto le sue buone ragioni, un esperimento nato anche dalle indicazioni del nostro presidente Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, che ci ha aperto questa strada. Io qui ho visto sinceramente tutte le possibilità affinché si potesse concretizzare, ho lavorato in tal senso insieme ai ragazzi del gruppo che hanno sposato questo percorso. Per il segretario regionale del PD, Michele Fina, è stata netta l'affermazione del modello di coalizione che è pronto alle prossime sfide elettorali. Quando parlo di arroganza e di autoreferenzialità, penso a anni in cui abbiamo pagato questo grave limite. Abbiamo in questo caso costruito delle coalizioni larghe, abbiamo messo insieme il centrosinistra, ci siamo alleati dove possibile col Movimento 5 Stelle, con forze civiche, forze sociali, associazioni, e questo è quello che deve fare il PD, e quando fa questo viene anche premiato.